Allora, diciamo, l'oggetto del nostro studio è un sistema lineare, quindi vedete le incognite sono x con 1, x con 2, x con n, e ogni equazione è una combinazione lineare delle suddette incognite, quindi la prima è fatta a 1, 1, x con 1, più a 1, 2, x con 2, più eccetera eccetera, fino ad arrivare più a 1, n, x con n, e tutto uguale a un termine noto, in questo caso b con 1. Seconda equazione, a 2, 1, x con 1, più a 2, 2, x con 2, più eccetera eccetera, più a 2, n, x con n, uguale b con 2. Ci devo mettere un doppio indice sugli a, perché ovviamente c'è l'indice di incognita e l'indice dell'equazione. Invece sui termini noti ci vuole solo l'indice dell'equazione. Allora, questo sistema si chiama sistema lineare di, se fate il conto vedete, sono m equazioni in n incognite. Poi, se prendiamo la matrice A, che è la matrice per definizione, la matrice A11, A12, A1n, A21, A22, A2n, fino ad arrivare ad AM1, AM2, AMn, come vedete questa è una matrice, stiamo parlando di coefficienti reali, poi saranno, potranno essere anche complessi, ma per adesso è già un segno reale, appartenente a R, M per N, ok? Quindi da A, M righe in N incognite. Invece il vettore B, il vettore dei termini noti, è B1, Bm, mentre il vettore X delle incognite è X con 1, X con N. Quindi fate attenzione che questo sta in R a M e questo sta in R a N, no? Ed è logico, perché se io faccio il prodotto di una matrice M per N, poi ci metto una matrice N per 1, cioè vettore colonna X, voi sapete che quando si fa il prodotto di per colonne si ottiene qualcosa che è una matrice che ha tante righe quanto la matrice di sinistra e tante colonne quanto la matrice di destra. Ora, quando vado a fare il prodotto di righe per colonne, quindi questo sistema lo posso rappresentare in forma matricale scrivendo AX uguale B, apparente nel margine di sistema, AX uguale B, come prodotto righe per colonne. Ripeto, questa è M per N, questa è N per 1, quindi quando vado a fare il prodotto righe per colonne mi deve venire una matrice M per 1, cioè un vettore colonna di M elementi. Quindi questo è il motivo per cui la lunghezza di questi due vettori sono entrambi verticali, ma la loro lunghezza è diversa, se m è diverso da m. È chiaro fino a qui? Ok. Quindi abbiamo fatto solo notazione. Una volta fatta questa, precisata questa notazione, allora andiamo a enunciare il teorema. La notazione fatemela cancellare, poi ce l'avete scritta, io me la ricordo. Quindi il sistema per brevità in forma matriciale si può scrivere AX uguale B. Ripeto, questa è una matrice M per N, questo è un vettore di Rn e questo è un vettore di Rn. Ok. Adesso andiamo dunque a enunciare il teorema, perché non, finora non abbiamo detto niente, abbiamo solo scritto cosa vogliamo studiare. Allora, prima affermazione, il sistema è compatibile. Compatibile significa che non è assurdo,
cioè A soluzioni, se e solo se il rango della matrice A è uguale al cosiddetto rango della matrice completa AB. AB è la matrice, lo scrivo per un attimo qui, AB è la matrice se vi ricordate questa matrice aveva m righe ed n colonne, questa ha una colonna in più, quindi questa appartiene a R m per n più 1, cioè è la matrice che si ottiene giustapponendo, cioè appiccicando, azzeccando, diciamo in dialetto, la colonna B, il vettore B come colonna, aggiungendo la colonna B alle colonne della matrice A. È chiaro? Quindi questa qua si chiama matrice completa. A è la matrice dei coefficienti, questa si chiama matrice completa. Quindi questa qui si chiama condizione di compatibilità. Il sistema è compatibile se e solo se il rango della matrice dei coefficienti è uguale al rango della matrice completa. Bene. Adesso fatemi cancellare sempre la notazione. Una volta che siamo d'accordo. Allora, in tal caso posto K il rango di A che ricordo è uguale al rango della matrice completa, le soluzioni del sistema costituiscono 1 spazio affine, chiamiamolo D, di dimensione K, dimensione, scusate, n-k, n-k, cioè che significa che D risulterà x con 0, 0 lo mettiamo in alto così non si confonde con gli indici di coordinata, più 1, tale che ax con 0 è uguale a b, cioè x con 0 è una soluzione particolare del sistema e u è un sottospazio vettoriale di Rn e la dimensione di u è uguale a n meno 1. Se vi ricordate questo vuol dire spazio affine, il traslato di un spazio vettoriale. A, diciamo U per la precisione, U è uguale, sarà uguale all'insieme delle Y appartenenti a Rn, tali che AY è uguale a vettore nullo. Cioè non è che è uno spazio qualunque, sarà lo spazio delle soluzioni del sistema omogeneo associato. Questo è quello che dice l'uscircamento. Ci dice quando il sistema è compatibile e poi quante sono le soluzioni. Le soluzioni sono uno spazio affine. Ora
qual è il caso in cui c'è un'unica soluzione? Ci può essere un'unica soluzione? Solo quando un sottospazio vettoriale quanti vettori contiene? Sottospazio vettoriale di array? Infi? Tranne in un caso. Quando è solo il vettore nullo. Allora, se solo il vettore nullo, qua mi verrà l'unica soluzione. È chiaro? Va bene? Ok. Quindi, no, qua, quindi, quando è che c'è un'unica soluzione? Quando k è uguale a n. K può essere maggiore di n? No, perché k è il rango di una matrice che è m per n. Il rango è il massimo numero di righe o di colonne indipendenti. Siccome le colonne sono n, anche se le equazioni fossero 350, ma se le colonne sono solo 50, il rango non può superare 50. Quindi in ogni caso questo numero è più piccolo di n, quindi si può osservare che questo è il minore qua di n, e le soluzioni sono uno spazio affine, sempre che sia verificata la condizione di compatibilità, di dimensione n-k, quindi questo n-k è maggiore o uguale di 0. Se capita che k è uguale a n, allora vuol dire che la dimensione dello spazio affine è 0, quindi lo spazio affine è un punto. Se invece k è da 1 in su, se k è 1 è una linea, una retta, se k è uguale a 2 è un piano, se k è uguale a 3 è uno spazio, se k è uguale a 4 è un iperspazio. Poi dipende se in che poi Rn siamo messi. Va bene? Non è difficile. Ok, adesso lo dobbiamo solo dimostrazione. Allora, punto numero 1. La matrice A è fatta così. Io ho le colonne di A, A1, AN, che sono le colonne. Ricordate, quando scrivo in basso sono le righe, stanno una sotto l'altra. Quando scrivo l'indice in alto sono le colonne. Questo stesso sistema io lo posso scrivere così, come x con 1 per A1 più il sistema può essere riscritto nella forma, più x con n a n uguale t. Allora, lo vedete qua? Se questo lo interpreto come un vettore, lo metto insieme e mi faccio un vettore, uno sotto l'altro, come se queste sono le coordinate di un vettore, chi è questo vettore? X con 1 lo metto in evidenza, e questa è la colonna A1. Poi c'è, da tutte le parti c'è più, e quindi è come se io prendessi questo vettore e facessi più. Al secondo posto cosa verrà? X con 2, qua non l'ho scritto ma era meglio scriverlo, per la colonna A2. Poi continuo, continuo, continuo. Fatemi mettere dei puntini che si vedano, fino ad arrivare all'ultimo. L'ultimo chi è? È x con n per la colonna n. Mettendo insieme tutte queste coordinate e facendo un vettore, al secondo membro invece ci sta b. Quindi il sistema è compatibile se e solo se B appartiene allo span di A con 1 A con N.
fissare, se un sistema ha soluzioni, io fisso x con 1, x con n, questi diventano dei numeri. Questi sono dei vettori fissati. Che cosa vuol dire? Una combinazione lineare di quei vettori fa B. Quindi vuol dire che B appartiene allo spazio vettoriale generato dalle colonne con 1 e con 2. È evidente. Questo quando capita? Questo capita se solo se lo span di A con 1 A con n è uguale allo span di A con 1 A con n B. Cioè se questo è generato da, scusate, le colonne sono 15 o 20 anni. Ok? Cioè se aggiungo B, se B era una combinazione lineare di, vettori che già avevo, di vettori colonna che già avevo, allora quando vado a fare lo spazio vettoriale non cambia niente. Se viceversa B non era combinazione lineare degli altri, è chiaro che quando vado a fare lo spazio vettoriale ci sta B e quindi lo spazio vettoriale generato da essi sarà più grande. Quindi se è solo se. E questo è se è solo se, quando è che due spazi sono uguali? Se è solo se la dimensione, diciamo, sono uno contenuto nell'altro, e se è solo se la dimensione è uguale. È uguale. Quindi se è solo se, è chiaro che se io ci metto B l'inclusione è ovvio. Quindi questo accade se è solo se il rango di A è uguale al rango di A B, perché questa è la dimensione di questo spazio qua e questo è la dimensione di questo spazio qua. Quindi è venuta fuori la condizione di compatibilità. Quindi è ovvio che il sistema è compatibile se solo se il rango di una certa matrice è uguale al rango della matrice completa. E questa è una cosa che noi sappiamo controllare abbastanza bene, perché ci abbiamo faticato tanto sulle matrici, abbiamo visto come si trova il rango di una matrice. È chiaro? Troviamo le colonne che sono indipendenti dalla matrice, poi proviamo a vedere se di quelle colonne B è una combinazione lineare, se non è una combinazione lineare il rango è di più. Quindi lì abbiamo delle procedure efficienti per calcolare il rango. Tra l'altro non solo possiamo calcolarlo in maniera efficiente noi, ma possono calcolare in maniera efficiente anche i computer. Quindi per stabilire se un sistema è compatibile non è difficile, lo faccio fare al computer. Chiaro? Adesso supponiamo che il sistema sia compatibile. Allora, supponiamo d'ora in poi che il sistema sia compatibile. Quindi esiste x con 0 tale che ax con 0 è uguale a b, x con 0 appartenente a Rn. Lo 0 non indica una coordinata, indica che è un vettore fissato. L'ho messo in alto l'indice, quindi non si confonde con l'indice partiamo. Poi comunque 0, coordinata non può avere indice. Ok? Quindi supponiamo che il sistema sia compatibile. Allora, dico che andiamo a vedere come sono fatte le soluzioni del sistema. Io dico che l'insieme delle x, tali che ax è uguale a b, è uguale all'insieme di x con 0 più y, tali che ay è uguale a vettore 1. Allora, è molto semplice.
Allora, questo si chiama sistema omogeneo associato. Il sistema omogeneo associato è sempre compatibile. Perché? Vediamo se ci avete capito qualcosa. Se io al posto di B ci metto il vettore nullo, io dico che il sistema è sempre compatibile. Perché? Andate a fare condizioni di compatibilità. Il rango di A deve essere uguale al rango di A quando aggiungo una colonna nulla. Ma quando aggiungo una colonna nulla, chiaramente lo span non cambia. La colonna nulla è dipendente da tutto, anche da se stesso. È l'unico vettore dipendente a prescindere. Chiaro? Quindi sistema omogeneo è sempre compatibile, quindi questo c'ha sempre soluzioni. Allora dico, fate le soluzioni di questo, le sommate a una soluzione, perché il sistema era compatibile, la soluzione ce la dovete avere, e trovate tutte le possibili soluzioni di. Allora, verifichiamo. Verifica. Se x è uguale a x con 0 più y e a di y è uguale al vettore nullo, allora che succede? Quando vado a fare a per x con 0 più y, questa è la somma di due vettori, questa cosa viene uguale? Questo viene uguale il prodotto di, diciamo, di due matrici è distributivo, quindi fa ax con 0 più ay. O no? Ax con 0 più ay. Quindi ax con 0 fa b più il vettore è nullo e mi fa b. Quindi io cosa ho detto? Se x con 0 è una soluzione particolare e se y è una soluzione dell'omogenea, la somma è un'altra soluzione del sistema. Viceversa. Se ax è uguale a b, allora x è uguale a x con 0 più x meno x con 0. Ok? Questo sarebbe quello che poi andrò a chiamare y. Adesso andiamo a fare ax meno x con 0. Questo fa ax meno ax con 0. Ma ax faceva b, ax con 0 faceva b, e quindi la differenza mi viene il vettore nullo. Quindi io ho dimostrato che se prendo una soluzione dell'omogenea e la somma a una soluzione particolare, mi viene una soluzione del sistema. Viceversa, se prendo un'altra soluzione del sistema x, e questa si può scrivere come x con 0 più la differenza x meno x con 0, ma la differenza x meno x con 0, quando la andiamo a sviluppare, deve essere per forza soluzione dell'omogeneo. Quindi io ho dimostrato la doppia implicazione, cioè sia che, se ci andate a riflettere, io ho dimostrato prima, nella riga di sopra, ho dimostrato questo. Perché io ho preso una soluzione di questo tipo, cioè un elemento qualunque sta qua, e ho fatto vedere che sta qua. Ok. Nella riga di sotto io ho dimostrato questo, perché ho preso un elemento che sta qua e l'ho scritto come x con 0 più qualcosa. Questo qualcosa y è una soluzione dell'omogeneo. Quindi quelle due righe che ho scritto mi dimostrano che questi due spazi sono l'uno contenuto nell'altro. Siccome parlano entrambe le intuizioni, questi due spazi devono essere uguali. Ora, che questo sia uno spazio vettoriale è banale, questo lo lascio proprio per esercizio. Che quello quale è uno spazio vettoriale, non quello che sta scritto là. Allora, chiamiamo U l'insieme delle y tali che ay è uguale a vettore B. Ora, se prendete due elementi, due soluzioni dell'omogenea, fate la somma e ancora la soluzione dell'omogenea. Se prendete una soluzione omogenea moltiplicata per lambda, ovviamente è ancora una soluzione dell'omogenea. Questo nella non omogenea non è vero. Se io prendo x moltiplico per lambda,
I A lambda x sarà uguale a lambda b, che non fa lambda vettore nullo, cioè vettore, cioè in questo caso qui è un sottospazio vettoriale, là no, è traslato, abbiamo già visto la differenza. Quindi questo, diciamo, è banale, l'ho fatto a parole, voi lo mettete per iscritto, verificare che U è sottospazio vettoriale di che U è sottospazio vettoriale di Rn. Cosa rimane da dimostrare? Rimane solo da dimostrare che cosa? Andiamo a vedere le enunciate. Le soluzioni sono uno spazio affine, cioè il traslato in uno spazio vettoriale che deve avere dimensione n meno grammi. Che la dimensione di U è uguale a n. Ok? Rimane solo da dimostrare questo. Se dimostriamo questo, il teorema riesce a capire che è finito. Perché abbiamo dimostrato la condizione di compatibilità, abbiamo dimostrato che lo spazio della soluzione è uno spazio affine, se volete è x con 0 più 1. Rimane solo da dimostrare che lo spazio affine ha dimensione n meno n meno 3. Bene, adesso qua mi serve questa lavagna, quindi devo cancellare per forza l'enunciato del teorema, ma visto che rimane dimostrata solo una cosa, insomma, abbiamo capito. Allora, adesso io il sistema me lo scrivo in una maniera diversa. Il sistema lo scrivo come andiamo ora a riscrivere il sistema AX, scusate, AX uguale a 0. Ok? La parentesi non serve, cioè a volte la metto per sottolineare che è un vettore colonna. Non serve, cioè il sistema omogeneo, perché questo dobbiamo affidare noi. U è solo le soluzioni di questo sistema qua. Noi sappiamo solo che il rango di A fa K. Ok? Allora, questo sistema come lo posso scrivere? Se vabbè, ha cancellato il sistema. Comunque, se lo andiamo a riscrivere, potete scrivere in questo modo: A1 scalare x uguale 0. Se vi ricordate, la prima riga chi era? A11 x con 1 più A12 x con 2 più A1n x con n uguale 0. Ma questo non è la riga A1 scalare il vettore x, no? A1 u, A1 2, A1 n scalare, va
vabbè, A1 sta messo per righe. Il prodotto scalare di questi due vettori. Così la seconda equazione la possiamo scrivere come A2 scalare x uguale 0, l'ultima equazione la possiamo scrivere come AM scalare x è uguale a 0. Allora, io so che x appartiene all'ortogonale dello span di A1 a M. Cioè, è ortogonale alla prima riga, è ortogonale alla seconda riga, è ortogonale all'ultima riga. E quindi è ortogonale a tutto quello che queste righe generano. Perché se io faccio x scalare una combinazione lineare di queste righe, ovviamente viene, io faccio somma per j che va da 1 a n di lambda j a j scalare x, beh, questo farà somma per j che va da 1 a n di lambda j a j scalare x, e questo fa sempre 0, e tutti questi fanno a questo spazio qui, che dimensione ha? Questo qui. Per ipotesi ha dimensione uguale a k. E quando passo all'ortogonale, che dimensione ha l'ortogonale? N-k. Allora dice, ma questo come l'abbiamo dimostrato? L'abbiamo mai dimostrato? È una conseguenza banale di Gram-Schmidt. Ok? Facciamo un piccolo ragionamento formale. Quindi questo qui adesso ha dimensione, questo è U, la dimensione di U deve essere n-k. Guardate, le parentesi adesso sono, è l'ortogonale, non siamo passati all'ortogonale, le parentesi vanno fuori. Quello dentro c'è dimensione k, quando passa all'ortogonale deve avere dimensione n-k. Dice, ma questo noi non l'abbiamo mai dimostrato formalmente. Osservazione. Dimostriamo esplicitamente che se la dimensione di U, se la dimensione di U è uguale a K, U sottospazio vettoriale di Rn, allora la dimensione di U ortogonale è uguale a n-k e viceversa, se è solo sì, sì. Allora, per diciamo siano 1 k una base di U e V1 VL una base di U ortogonale.
ok? Non lo so che dimensione hanno, comunque hanno dimensione finita e stanno dentro il reti. Chiaro? Quindi possiamo trovare una base. Allora, primo fatto, per Gram-Schmidt, possiamo supporre che le basi siano ortogonali. Cioè, possiamo supporre, cioè, Ui scalare Uj è uguale a 0 e H scalare Uk è uguale a 0, questo quando I è diverso da J e questo quando H è diverso. Va bene? Se non è ortogonale la base, la, che, perché che significa per Gram-Schmidt posso supporre la base di ortogonale? Sto ragionando su due spazi separatamente. Siamo in RN. Se io prendo un sottospazio di RN, prendo una base, prendo dei vettori, sono indipendenti perché sono una base di una base, li posso sempre, che si dice Gram-Schmidt, li posso sempre ortogonali. Allora, suppongo di averlo già fatto. Cioè la base, inutile che me la vado a pigliare una base qualunque, mi piglio una base ortogonale. Adesso però continua qua. Inoltre, se io faccio I scalare VH, questo quanto fa? 0, perché questo sta in U. Questo è un elemento di U, questo è un elemento di U ortogonale. Oh no. Quindi uno, abbiamo detto uno, K, V1, VL, no, non mi piacciono le lettere perché qua K stava già impegnato. Qua chiamatevi pure VI e VG, tanto I diverso. Qua chiamate pure VI e VG. L'unica cosa che cambia è che questi sono due numeri diversi compresi tra 1 e K, questi sono due numeri diversi compresi tra 1 e L, e questi sono due numeri diversi I compreso tra 1 e K e J compreso tra 1 e L. Quindi 1 UK, V1 UL sono, è un sistema di vettori, di vettori ortogonali e quindi indipendenti, e quindi indipendenti. Questo mi dice subito che K più L deve essere minore uguale. Allora, voglio finire il ragionamento. Allora, guardate, questi erano due basi ortogonali, cioè vettori ortogonali tra loro, quelli di U con quelli di U e quelli di U ortogonale con quelli di U ortogonale. Poi però, quando vado a fare il prodotto scalare di uno che sta in U e uno che sta in U ortogonale, per definizione di U ortogonale, questo fa 0. Chiaro? Perché questo è un vettore di U e qua, questo qui è un vettore che è ortogonale a tutti i vettori di U, quindi in particolare anche a U con U. E quindi viene 0. Quindi se li metto insieme, adesso io prendo tutti questi vettori, quando faccio il prodotto scalare di due vettori distinti, o faccio il prodotto scalare di una U con una U, o di una V con una V, o di una U con una V, quindi in tutti i casi il prodotto scalare viene 0. Quindi sono tutti vettori ortogonali, ma i vettori ortogonali sappiamo bene che sono indipendenti. Quanti se ne abbiamo trovati? K più L. Io so che in Rn non posso trovare più di n vettori indipendenti, quindi k più l deve essere minore o uguale di n, e questa è la prima conclusione. Adesso fatemi cancellare da qua, cancello qua, che tanto c'era rimasto di non sta solo questo, quindi cancello qua.
Allora, adesso invece prendiamo, ragazzi, prendiamo uno K, che vi ricordo è una base ortogonale di U, e la completiamo fino a ottenere una base 1 UK UK più 1 UN di tutto RN. Quindi in particolare questi quanti sono? Sono n meno k. Applichiamo la procedura di Gamma. Applichiamo. Gamma. Cioè, questi erano già ortogonali tra di loro. Quindi cosa devo ortogonalizzare? Devo ortogonalizzare gli altri rispetto a questi e poi anche rispetto a quelli che mano a mano vado a creare. Arriverò a una base ortogonale. Come sarà fatta questa base ortogonale? Qua ci avrò 1 UK, poi ci sarà VK più 1, perché da K infinesimo in poi faccio Gram-Schmidt e si deve, non erano ortogonali, quindi quando vado ad applicare Gram-Schmidt si modifica un K più 1, però rimarranno, siccome sono indipendenti, rimarranno sempre lo stesso numero. Base ortogonale di Rn. In particolare se vado a fare Qi scalar Vj, questi sono vettori diversi, perché I è compreso da 1 e K e J è compreso da K più 1 ed N, sono due vettori diversi alla base e quindi farà sempre 0 per ogni I e per ogni J. Per I compreso tra 1 e K e J compreso tra K più 1 ed N. Questo cosa mi dice? Mi dice che questi vettori, per esempio, prendiamo VK più 1, scalare 1, scalare 2, scalare K fa sempre 0. Quindi scalare una combinazione lineare di quei vettori fa sempre 0. Quindi mi dice che VK più 1, VN, sono contenuti nell'ortogonale di U. Quindi questo mi dice che L, chi era la dimensione dell'ortogonale di U? Era L, è maggiore o uguale, questi erano N meno K, N meno K. Adesso se andate a rivedere le due disuguaglianze, qua c'è scritto L maggiore o uguale, minore o uguale di N meno K, qua c'è scritto L maggiore o uguale di N meno K, mettendo le due disuguaglianze insieme, ottenete, diciamo, queste due. Questa più questa implica L uguale a N. Che è la dimostrazione. Vabbè, è un piccolo ragionamento, non è difficile. L'ho voluto fare perché anche questa dimostrazione in realtà si può fare anche in altri modi, non è l'unico modo di farlo. Però prima di fare commenti o altre cose, adesso ricapitoliamo un attimo quello che abbiamo fatto. Ok? Ripetiamo, cioè cerchiamo di fissare questa traccia di quello che abbiamo fatto. Poi ci riposiamo 5 minuti, così la traccia si consolida nella nostra memoria. E poi facciamo commenti, altre cose, eccetera, successivamente.
Allora, noi dovevamo dimostrare il teorema di Scioccapelli. Il teorema di Scioccapelli ci dice che il sistema, prima di tutto, va a vedere quando il sistema è compatibile. Quando è che il sistema è compatibile? Quando il rango della matrice A, la matrice dei coefficienti, è uguale al rango della matrice completa. Se è solo se. Poi ci dice che lo spazio delle soluzioni è uno spazio affine, cioè il traslato di uno spazio vettoriale. Anzi, è x con 0 più 1, x con 0 è una soluzione particolare. E U è lo spazio vettoriale delle soluzioni del sistema omogeneo associato. Ok? Il sistema omogeneo associato è sempre compatibile, ovviamente, e se il rango della matrice coefficienti era k, le incognite erano n, questo spazio qui deve avere dimensione n meno k. Allora, prima cosa, abbiamo visto che la condizione di compatibilità. La condizione di compatibilità si vedeva facendo vedere che B, il sistema aveva risoluzione solo quando B, il vettore dei termini noti, era una combinazione lineare delle colonne della matrice A. E quindi la dimensione dello span delle colonne della matrice A era uguale alla dimensione dello span delle colonne della matrice completa, e questo ci dice, portava direttamente alla condizione di compatibilità. Poi abbiamo visto che effettivamente, questo era facile da vedere, erano proprio due righe, lo spazio affine delle soluzioni, lo spazio, diciamo, le soluzioni dell'equazione non omogenea, del sistema non omogeneo, erano da una soluzione particolare, che esiste in quanto il sistema di Trimbolo abbiamo supposto compatibile, più una qualunque soluzione dell'omogeneo associato. Chiaro? Questa parte qui, ancorché facile, è fondamentale, perché dovete capire proprio che B non fa altro, diciamo, la presenza di B non fa altro che traslare quando il sistema è compatibile, prende le soluzioni del sistema associato e le trasla. Dopodiché le soluzioni del sistema omogeneo associato sono uno spazio vettoriale, anche questo è banale. Che dimensione ha questo spazio? Questo è il punto. Allora, per capire questo fatto, è rimasta dimostrata, insomma, l'abbiamo cancellata quella parte. Abbiamo scritto il sistema, quello omogeneo, come il fatto, diciamo, in questo modo: una soluzione del sistema associato è un vettore di Rn che è ortogonale a tutte le righe della matrice A. Ok? Se faccio la prima equazione, mi dice che la prima riga scalare x fa 0, la seconda della seconda riga scalare x fa 0, la terza, che l'ultima, mi dice che la n-esima riga scalare x pure fa 0. Ma per ipotesi lo span delle righe è uguale al rango, cioè ovviamente uguale al rango, per ipotesi è uguale a k, e quindi io so che u lo span delle righe. La dimensione dello span delle righe è k, mi devo calcolare la dimensione dell'ortogonale. Allora mi serve un risultato che mi dica che se la dimensione di uno spazio è k, la dimensione del suo ortogonale è esattamente n meno k, e questo risultato me lo sono dimostrato a parte. Fate attenzione che noi là abbiamo indicato con u la soluzione del sistema omogeneo, che è quella che aveva la dimensione n meno k, quindi qua c'è un'incoerenza di notazione tra, ma questo è un risultato a parte. Questo mi dice soltanto che se un certo spazio vettoriale ha dimensione k, in quel caso chi è che ha dimensione k? La dimensione dello spazio vettoriale generato dalle righe di A, allora la dimensione del suo ortogonale deve essere n meno k. Diciamo, noi a parte abbiamo dimostrato che le soluzioni del sistema omogeneo sono proprio l'ortogonale dello spazio generato dalle righe di A. Allora, lo spazio generato dalle righe di A ha dimensione K, il suo ortogonale ha dimensione N meno K. Vabbè, quindi mi serve questo risultato. Allora, questo risultato qui vale la pena di farlo a parte, anche perché serve non solo per questa cosa, serve anche per altre cose. Allora, come funziona? Prima di tutto, tu c'hai U ortogonale, U a dimensione K. Allora, di entrambi puoi trovare una base. Chiaramente li metti insieme, questi sono tutti vettori ortogonali. Ma se sono ortogonali sono indipendenti, e quindi chiaramente K più L non può superare la dimensione del tuo spazio. Quindi chiaramente L, la dimensione dell'ortogonale, è minore o uguale a N meno K. Tuttavia, in realtà, L è anche maggiore o uguale di n meno k, quindi è uguale a n meno k. Perché? Perché io partivo dai primi vettori del primo spazio.
sempre ortogonale tra loro, perché per Gram-Schmidt l'avevo già ortogonalizzato. Ci aggiungevo n meno k vettori per il teorema di completamento della base, fino ad avere una base di Rn. Ora questi, applicando Gram-Schmidt, li cambiavo in maniera tale che tutta la base diventasse ortogonale. Ma se tutta la base è ortogonale, in particolare, questi vettori qua, o oltre ad essere ortogonali tra loro, sono ortogonali a tutti questi vettori qua. Che è quello che ho scritto qui. Che vuol dire? Vuol dire che questi vettori qua, essendo ortogonali a tutti i vettori della base di U, sono ortogonali a tutto U. E quindi sono tutti vettori che stanno in U ortogonali. Ma questi sono vettori ortogonali tra loro, quindi indipendenti. Se sono indipendenti, il loro numero non può superare la dimensione dello spazio. Allora otteniamo l'altra disuguaglianza, che è L maggiore o uguale di N meno K. Mettendo insieme quella disuguaglianza precedente, questo, portando K a questa parte, dice che L è meno o uguale di N meno K, le due disuguaglianze mi dicono che la dimensione di U ortogonale è esattamente N meno K. Di questo, diciamo, sono convinto che ne eravate già convinti, perché quando abbiamo fatto gli esercizi su R4 abbiamo visto che ogni volta che passavamo all'ortogonale, se partivamo da dimensione 3 avevamo dimensione 1, se partivamo da dimensione 2 avevamo dimensione 2, se partivamo da dimensione 1 avevamo dimensione 3. E quindi sono convinto che in pratica già vi siete fatti capire, diciamo, di questa cosa. Però la dimostrazione formale, se volete, è questa. Oh, ripeto, un'ultima cosa prima di fare la pausa. Questa non è l'unica dimostrazione di questa parte. Un'altra possibile dimostrazione, lo dico solo a parole, non la metto per iscritto, un'altra possibile dimostrazione è come funziona. Tu hai un sistema omogeneo, hai m equazioni, però di queste sai che il rango è k. Allora sai che le equazioni indipendenti sono solo k, quindi prendi tutte quelle, prendi k equazioni indipendenti, supponiamo che siano le prime, tutte le altre le pigli e le butti a mare perché non servono. La, qua la, ricordate che il sistema è omogeneo, quindi la compatibilità è sicuramente assicurata. Una volta che sei rimasto con k equazioni, fai quel metodo di Gauss, no? Che praticamente è molto, ricorda anche un po' il metodo del più. Alla fine, se volete, raffinando il metodo di Gauss, sarebbe esattamente il metodo del più. Allora io cosa faccio? Prendo una, elimino questa incognita da tutte quelle di sotto, poi elimino la seconda incognita da quella della terza in poi e così via. Quando arriverò alla fine ne avrò eliminate k. Se ne ho eliminate k, quante ne rimangono? N meno k. Che saranno esattamente, essendo parametri liberi, mi daranno esattamente un'equazione parametrica di uno spazio vettoriale di dimensione n meno k. E qua è come veramente si fa il sistema, eh? Cioè non ci mettiamo a fare l'ortogonale, eccetera. Come veramente si risolve un sistema? È diciamo così: io prendo le mie equazioni, elimino k incognite, arrivo che me ne rimangono n meno k, questa n meno k non le posso eliminare più. Allora che faccio? Le altre k le ho ricavate in funzione di questa n meno k. Questa n meno k una volta le fisso in maniera arbitraria e quindi otterrò una soluzione particolare. E poi invece scriverò che la soluzione particolare più nell'omogenea avrò che questi parametri mi daranno la soluzione, diciamo, direttamente l'equazione parametrica del sistema della soluzione dell'omogenea. Poi lo facciamo in pratica e si capisce meglio. Adesso ci possiamo fermare.